Era partita quasi per scherzo un primo aprile del 2015, quindi festeggia, e non è uno scherzo certo questo, un anno di attività questa startup. È una storia anche questa che è giunta in redazione a italiachevacchiocciolarai.it, che ci ha scritto il nostro ascoltatore, relativa a una startup che è stata meritevole di finanziamento per un progetto imprenditoriale caratterizzato da un contenuto tecnologico innovativo e direi anche significativo, perché si è voluto produrre, ricercare soluzioni per trovarle appunto nel mondo del lavoro. In sostanza è una soluzione che pone un'offerta di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel campo della ricerca socio-economica sulle dinamiche del lavoro. Il mondo del lavoro è molto complesso, questo è un portale di orientamento professionale che vuole essere la finestra sul mondo delle professioni e dei mestieri. Ve ne sono tanti. Quali sono le caratteristiche di questa nuova piattaforma, che si rivolge poi alle istituzioni formative chiamate a strutturare un servizio di orientamento professionale completo? Ce lo spiega Marino Lizza, che è il partner di questa realtà, con noi collegato. Ben trovato, Lizza. Ben trovati. Quali sono gli obiettivi raggiunti? Cosa c'è ancora da fare? Quali sono sicuramente gli obiettivi che vi siete fissati? Allora, come diceva, è un portale, uno strumento di orientamento professionale, e il nostro obiettivo è molto ambizioso, è quello di essere utili ad una platea ampia di ragazzi che faticano oggi ad orientarsi per la scelta del percorso formativo che meglio li fa atterrare sul mondo del lavoro. Questo percorso oggi è un po' accidentato, un po' frastagliato, un po' faraginoso, ed è ancora legato a logiche che i ricercatori sociali chiamano di prossimità, ossia ci si affida molto al consiglio delle persone del proprio ambiente familiare e relazionale, che a cui affidarsi per leggere il futuro. Leggere il futuro attraverso l'information technology. Qual è il valore allora dello strumento operativo completo per supportare questa attività di orientamento? E un prodotto anche che è indirizzato a chi perde il lavoro, non solo a chi deve cercare un primo impiego? Assolutamente, il target è duplice: da una parte i ragazzi che devono orientarsi, che sono nella necessità di crescere nel percorso formativo, che non è fino a se stesso ma è finalizzato a trovare un lavoro, quindi deve essere efficace oltre che di qualità, e per chi perde lavoro o per il precario, per colui che non è soddisfatto del proprio lavoro e che quindi ha bisogno di più idee. Noi con questa piattaforma offriamo loro la possibilità di guardare, seduti davanti a un portatile o a un laptop o a un device portatile, il mondo del lavoro. E quindi perché la soluzione IT? La soluzione IT è una soluzione che consente a chiunque in autonomia di orientarsi. Quindi non un fruitore passivo di un'attività istituzionale di orientamento professionale, che ci deve essere, che noi auspichiamo sia sempre più capillare, ma anche un'attività di responsabilizzazione in prima persona dello studente, delle famiglie degli studenti e di coloro che cercano lavoro o che vogliono cambiare lavoro, che da sole possono utilizzare uno strumento per meglio comprendere e anche trovare le giuste risorse, sfruttando competenze, formazione e titoli. Quindi i datori di lavoro potranno in tal modo, per le loro aziende, reperire i lavoratori giusti, visto che il 47% in Italia è la percentuale di chi non trova il profilo corretto, e in tal modo semplicemente i giovani potranno anche così fornire le informazioni su come prendere decisioni strategiche per la loro vita futura. Quindi domanda qualificata, offerta qualificata, in tal modo hanno un'opportunità in più per incontrarsi. Io ringrazio molto Marino Lizza per la sua testimonianza. In bocca al lupo. Grazie.